Salve a tutti e benvenuti nel primo tutorial sul Source Filmmaker. In questo tutorial vedremo le cose veramente basilari del programma, quindi l'interfaccia e alcune funzioni veramente basilari. Come prima cosa, vediamo come creare una nuova scena. Quando aprite il Source Filmmaker vi apparirà questa schermata di qua. In questa finestra di qua è possibile scegliere o una sessione di prova, di default ci sono delle tre sezioni, Mid Heavy, Mid Engineer e Mid Soldier. Hanno messo soltanto questi tre Mid Day, non hanno messi più praticamente. Oppure è possibile creare direttamente una sessione da zero. Per fare ciò bisognerà specificare un nome per la sessione qui, quindi in questo caso io ho messo tutto il tutorial base. E quindi una directory. La directory predefinita è questa di qua. La cartella del Source Filmmaker, quindi Steam Library, nel mio caso Steam Apps, Common, Source Filmmaker, Game, User Mod, Elements, Sessions. Queste tre praticamente sono le cartelle all'interno della cartella del Source Filmmaker. E la cartella Sessions è appunto la cartella in cui vengono salvate di default tutte le sessioni. Ma voi chiaramente potete salvarle dove vi pare, anche nella cartella documenti, quindi è soltanto una cartella di default predefinita, che io ho lasciato anche per avere tutte le mie sessioni direttamente in un'unica cartella, quindi qua dentro direttamente. Il frame rate è molto importante, è possibile specificare il frame rate da utilizzare, ovvero la velocità di fotogrammi al secondo con cui verrà riprodotta l'animazione. Di default sarà 24, ma noi possiamo anche scegliere 23.976, che è lo standard cinematografico, volendo, ma io lascio 24 perché preferisco lavorare con numeri interi per le animazioni fatte con Source Filmmaker. Quindi, una volta stabilite le impostazioni qui, possiamo creare la nostra sessione cliccando su Create. A questo punto verrà creata una timeline che sarebbe questa blu, tre timeline per il suono e una timeline per l'overlay. Non verrà caricata nessuna mappa predefinita. Per caricare la mappa bisognerà premere Ctrl L e si aprirà questa finestra di qui che ci consentirà appunto di selezionare una mappa tra quelle che abbiamo installato all'interno del Source Filmmaker nelle cartelle. La struttura delle cartelle nel Source Filmmaker è la seguente: abbiamo User Mode, che è la cartella in cui andranno messe tutte le varie resource custom, quindi vari modelli, materiali e map e suoni, volendo, custom scaricati da internet. E quindi la cartella Maps è la cartella che conterrà tutte le map in formato BSP, che è il formato standard, e quindi è possibile importare direttamente anche dal FRAFE 2, da TF2, da Counter Strike, da Day of Defeat, Dino D-Day e quanti altri giochi che sono fatti con il Source Engine, chiaramente. È possibile anche importare le mappe direttamente da Gmod, però lo sconsiglio perché molte di queste mappe non hanno Live Dynamic Range per le luci e quindi le luci non andranno molto bene. Quindi bisognerà convertirle con l'SDK tool del Source Filmmaker e fare un lavoro che sinceramente non ho mai fatto nemmeno io, quindi non ho idea neanche di dove si cominci, però suppongo che ci saranno dei tutorial su internet da qualche parte, se volete proprio disperatamente importare le vostre map da Gmod. Quindi di default avremo le mappe di TF2, quindi avremo tutte le mappe di Team Fortress 2 che sono state rilasciate fino all'uscita del Source Filmmaker, quindi tutte le mappe post 2012 di default non saranno all'interno del Source Filmmaker, ma è possibile importarle semplicemente copiandole all'interno della cartella. Alcune andranno direttamente, altre daranno problemi del lag dynamic range, come ho detto poco fa, ma basterà convertirle con Hammer per poterle rendere compatibili. Vado a creare una mappa a caso, ad esempio CPUL. Ci metterà più o meno tempo in base alla velocità del vostro hard disk in cui sono conservate le map e in cui è installato il Source Filmmaker. Ok, adesso vediamo i comandi basilari per muovere la visuale all'interno della mappa.
Per poter muovere all'interno della mappa, innanzitutto bisogna assegnare una telecamera. Cliccando su No Camera verrà impostata la Work Camera ed è importante distinguere la Work Camera dalla camera della scena. Quindi abbiamo la Work Camera, che praticamente è una telecamera che ci serve soltanto per vedere la scena, per poter lavorare, e non verrà renderizzata se abbiamo una telecamera effettiva. Se invece non abbiamo nessuna telecamera in una scena, ma soltanto la work camera, non verrà renderizzata la vista della work camera. E ovviamente sconsiglio l'utilizzo della work camera per diversi motivi. Innanzitutto perché non è possibile creare un animation set della work camera e quindi non si può avere roba come la profondità di campo, ad esempio, e animarla. E poi appunto perché, essendo soltanto una telecamera che serve soltanto per lavorare, appunto, work camera, ha più senso utilizzare una telecamera di scena. Quindi impostiamo la work camera e per muovere la visuale bisognerà tenere premuto il tasto sinistro del mouse sul pannello di anteprima, direttamente, e così si può muovere la vista intorno. Sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, premendo WASD, è possibile muoversi all'interno della scena come un normalissimo FPS, quindi comandi molto semplici, non c'è nulla di complicato secondo me, in questi comandi di visuale, molto più intuitivi anche di qualunque altro programma di editing, modellazione, animazione 3D come Cinema 4D e Maya, ad esempio, molto più intuitivo. Tenendo premuto Shift si può anche andare più veloci, quindi se abbiamo delle mappe molto grandi è possibile muoversi più velocemente all'interno della mappa. E come potete vedere la telecamera non ha limiti e clipping, quindi è possibile andare letteralmente ovunque nella mappa, quindi si può anche visitare la skybox come fossimo in No Clip su Team Fortress 2 stesso, ad esempio. Con la work camera è possibile anche scegliere un'inquadratura dalla quale puoi creare la telecamera effettiva della scena. Quindi ad esempio io vorresti questa inquadratura qui, così. Ok, diciamo che questa qua è la mia inquadratura per questa scena. Adesso creo una telecamera che abbia questa inquadratura e che si può anche animare. Per fare ciò, clicco sulla freccetta accanto Work Camera, Change Scene Camera e quindi New Camera. A questo punto si passerà dalla Work Camera alla Camera 1, che potete vedere si è generato automaticamente anche nel mio secondo viewport, che comunque di default non sarà attivo. Per avere il secondo viewport, che è utilissimo, bisogna andare su View, scusate, su Window, Secondary Viewport, e quindi verrà creata questa finestrella così, volante. Per poterla agganciare qui a destra accanto al viewport primario, bisogna trascinare la scheda Secondary Viewport in modo che si possa agganciare in questo modo, in un punto qualsiasi. Io utilizzo sempre questo layout a due telecamere perché mi consente di avere la work camera nel viewport primario e la telecamera di scena nel viewport secondario, per poter vedere effettivamente la scena dal punto di vista della telecamera di rendering mentre lavoro con la work camera. Quindi è molto utile e magari potrebbe sembrare non tanto intuitivo all'inizio, ai primi tempi, però se lo utilizzate costantemente questo metodo, vi garantisco che è utilissimo, è veramente veramente utilissimo. E quindi abbiamo la camera principale, che potete vedere è raffigurata da queste linee e da questo rettangolo rosa, che questo rettangolo rosa praticamente sarebbe la field of view della telecamera. Quindi se io vado ad esempio a modificare nella telecamera il field of view, zoomando con la rotella del mouse, potete vedere che si ingrandirà e si rimpicciolirà. Quindi è possibile anche zoomare
Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse utilizzando la rotella del mouse. E quindi possiamo avere sia una rappresentazione grafica di ciò che accade, sia effettivamente come si vede la scena quando si zooma con la telecamera. Quindi possiamo simulare ad esempio un 50 mm o un teleobiettivo, quello che volete. Possiamo anche simulare un grandangolo, vedete? Cioè, non ci sono veramente limiti, il field of view è letteralmente illimitato. Mettiamo sempre un pochettino zoomato così per simulare un 50 mm e potrei avere una sfocatura fantastica. Che ci arriveremo tra poco alla profondità di campo e altri elementi della telecamera. Continuando il tour dell'interfaccia del SUS Filmmaker, prima di approfondire i dettagli dell'animazione e delle pose dei personaggi e modelli, abbiamo la console che semplicemente è la console del Source Engine in cui è possibile mettere i comandi del Source Engine, quindi qualunque comando esiste in Source Engine, come esempio, che so, save disable, save console, say anche, e altri comandi di qua che vengono eseguiti di solito all'interno dei giochi stessi, è possibile utilizzarli qua nella console, ovviamente per roba più avanzata. Io non la uso mai, quindi potete anche disabilitarla volendo. Potete spostarla fuori in questo modo e chiuderla. Tanto io personalmente la console non la uso mai nel SUS Filmmaker, ma se dovesse servire, ovviamente basterà riaprirla da Window Console e l'abbiamo qui. Qua a sinistra abbiamo il pannello dell'Animation Set Editor in cui verranno elencati tutti i modelli della scena. A seguire abbiamo l'Element Viewer, che praticamente consiste nelle proprietà specifiche di un animation set, da cui è possibile ad esempio modificare il materiale del modello, è possibile fare modificare diverse altre impostazioni anche sia della scena di render, sia anche dei vari modelli stessi. Se io ad esempio importo un modello, ad esempio il Demoman in questo caso, lo clicco col destro, quindi posso poi fare Show in Element Viewer e posso scegliere se visualizzare l'Animation Set, quindi diversi parametri che riguardano l'Animation Set, oppure anche posso visualizzare il modello nell'Element Viewer e quindi avrò tutti i vari settaggi, tutti i vari parametri che posso modificare, ad esempio le ossa, posso modificare le ossa, posso modificare il nome delle ossa. Ad esempio, in questo caso sto modificando il Big Pelvis, che sarebbe questo osso di qui. Posso modificare anche il nome. Però non si applica. Comunque sia, è ovviamente una cosa stupida. Non credo proprio che funzioni in questo modo. Serve comunque per modificare diversi parametri dei modelli. È possibile utilizzarlo ad esempio per modificare il materiale e cose del genere. Io lo uso per questo più che altro. Ovviamente si può anche fare show in Element Viewer, Channels Clip. E qui abbiamo il colore. Possibile modificare il colore di sinceramente non so cosa. Si può anche mettere del testo. Qui abbiamo i vari materiali che costituiscono il modello. E altra roba varia. Non ho idea di cosa abbia modificato, però vabbè. Va bene così. Qui abbiamo in procedural abbiamo tutti questi slider, sono degli slider che si possono scorrere in questo modo e sono diversi preset, chiamiamoli così, che servono a fare determinate azioni all'interno del SUS Filmmaker. Per vedere questi però mi servirà un modello e per vedere alcuni di questi mi servirà anche un po' di animazione. Quindi intanto sposto un attimo il modello qui. Adesso vi spiegherò anche come si spostano i modelli. Se io trascino il default in questo modo, il modello selezionato si resetterà al centro della mappa, proprio alle coordinate 0, 0, 0 della mappa.
che in questo caso si trova qui sopra, e si resetterà sia la posa, andrà a rimettersi la posizione di default delle ossa, sia anche la posizione appunto dell'intero modello. Quindi questo serve ad esempio quando abbiamo un'animazione e abbiamo poi un altro clip in cui ci serve il modello, possiamo riciclarlo in questo modo. Invece 0 si utilizza di solito per unire un modello a un altro, io lo uso per questo. Ad esempio posso creare un altro modello, posso prendere un osso del modello A e un osso del modello B. Trascino l'osso del modello A sull'osso del modello B, seleziono l'osso del modello B, trascino su 0 e questo si andrà ad unire all'osso del modello A, che quindi quando andrò a spostare, ad esempio, l'osso del modello A, che non mi ricordo quale ho bindato adesso, non è questo, ok, questo di qua, potete vedere si sposterà anche il modello B insieme al modello A. Questo si utilizza ad esempio per mettere degli oggetti nelle mani dei personaggi o cose di questo genere. O si può anche utilizzare ad esempio per montare la telecamera su qualcosa. Ad esempio, se io prendo un carrello, un semplicissimo carrello o una ruota come questa, e la posiziono in un punto della mappa, posso anche attaccarle la telecamera della scena. Ma come potete vedere, qui non appare la telecamera della scena tra gli animation set. Questo perché non abbiamo ancora creato uno. Per creare l'animation set della telecamera bisognerà cliccare sulla freccetta accanto alla camera 1 e quindi Create Animation Set. Questo andrà a creare l'animation set per la telecamera e adesso la telecamera si può animare e si può anche unire a un oggetto. Questo è utile per fare delle riprese stile GoPro, ad esempio. Si può benissimo simulare questo effetto. Oppure si può anche unire la telecamera a un oggetto per seguirlo durante l'animazione di questo oggetto stesso. Ad esempio, seleziono la telecamera, il transform della telecamera, e quindi seleziono un oggetto, in questo caso questa ruota. Spostando Static Prop sul transform della telecamera e quindi cliccando sul transform della telecamera e spostando lo slider 0 al massimo, andrò ad unire la telecamera all'osso di questo modello. Ora, se io sposto soltanto la telecamera, questa la posso spostare liberamente. Però, se io vado a muovere la ruota, si andrà a muovere la ruota insieme alla telecamera, come potete vedere. E questo è utilissimo appunto per unire la telecamera a qualcosa e avere delle riprese in questo modo. È molto utile e anzi vi consiglio di imparare a utilizzarla sin dall'inizio, questa funzione di unire diversi modelli tra loro perché tornerà molto utile. Ogni oggetto, ogni modello potrebbe avere anche dei preset personali. Ad esempio, se io seleziono la telecamera, avrò accanto a Procedural anche un'altra scheda, un'altra tab chiamata Lenses. Questa tab di qua mi consente di selezionare una lunghezza focale ben precisa. Io poco fa l'ho scelta un po' a muzzo, praticamente la lunghezza focale, zoomando in questo modo col mouse e la rotella del mouse, ma posso sceglierla molto più precisa utilizzando i preset. Ad esempio, se io voglio una 50 mm, ecco qua, 50 mm, zac, e questo è un 50 mm. Oppure ancora un 85 mm, posso fare un teleobiettivo anche da 105 mm, 24 mm, c'è anche il 14 mm addirittura, e il mio preferito, 50 mm ovviamente, e poi posso ovviamente spostarla come fosse un normalissimo modello, proprio dalla scena stessa in questo modo, oppure manualmente con i tasti WASD e il tasto sinistro del mouse. Qui in basso abbiamo diverse proprietà, possiamo chiamarle proprietà in un certo senso,
E ogni modello anche qui avrà le proprie. La telecamera avrà, come avete visto, il field of view, che quindi sarebbe lo zoom praticamente. La distanza focale, che ci vediamo tra un attimo. L'apertura, che anche questa la vedremo tra un attimo. Il tone map scale, che aumenterà praticamente l'esposizione della telecamera, quindi possiamo avere una maggiore esposizione, quindi più luce, o una minore esposizione e meno luce. Clic destro, set default per tornare a come era predefinita. Bloom scale è la stessa cosa, però aumenta, potete vedere. Aumenta ancora di più la luce in un certo senso. Vedete, ci sono molti più. C'è un bagliore molto più forte, quindi abbiamo una sorta di effetto come se la telecamera fosse un pochettino sporca. SSA o bias aumenta non so cosa. SSA o strength, che anche questo fa qualcosa, però non sono sicuro di cosa faccia. E poi SSA o radius. Questi tre fanno qualcosa che relativo all'SSA, che sarebbe praticamente l'occlusione ambientale, credo, però non li ho mai utilizzati, quindi non so cosa facciano. Io di solito ho utilizzato il tone map scale per aumentare l'esposizione, quindi far entrare più luce nella scena, e il bloom scale per aumentare ancora di più gli effetti di luce. Vedete? È possibile fare quindi diversi effetti utilizzando questi vari tone map scale e bloom scale. Di solito io imposto il tone map scale in modo che sia un pochettino luminoso, in modo che non sia completamente buio, che non si vede nulla. Quindi anche così può andare bene. Questi di qua ovviamente vanno utilizzati in combinazione con le luci. Apertura e distanza focale. Questi sono ciò che rende le telecamere molto importanti nelle scene, oltre che appunto animarle per avere un'inquadratura animata. L'apertura aumenterà la sfocatura della scena, quindi come potete vedere abbiamo una sfocatura maggiore se la mettiamo al massimo, o una sfocatura nulla se la mettiamo al minimo, e questa di qua appunto simula l'apertura del diaframma della telecamera, degli obiettivi veri. Quindi minore è il numero, maggiore l'apertura, e più è sfocata una scena, ed è molto bello. E la focal distance permette appunto di scegliere il punto in cui mettere a fuoco. Come potete vedere, io non posso mettere a fuoco, ad esempio, queste casse perché ha un limite, ma si può benissimo cliccare col destro, remap slider range, e qui aumentare il limite massimo. Ad esempio, di solito lo metto a 1000, che mi dà molto più spazio. E adesso, se io trascino il focal distance, posso mettere a fuoco molto più lontano. Posso mettere a fuoco, ad esempio, questa cassa, come potete vedere. La stessa cosa vale anche per l'apertura. Posso aumentare lo slider, ad esempio, a 50 e avere un'apertura maggiore e quindi una sfocatura maggiore. Chiaramente è più difficile da controllare, però è molto più bella. A me piace di più. Come potete vedere, è molto rudimentale e non è per niente realistica. Per avere la vera sfocatura, bisognerà andare nei render settings e aumentare i samples del depth of field. Attenzione, fatelo soltanto se il vostro PC è abbastanza potente da poterli reggere, perché questo richiederà molta, molta CPU, molta GPU e ovviamente moltissima RAM. Io di solito anche col mio Threadripper utilizzo 128 perché è la via di mezzo e mi dà comunque una sfocatura fantastica. Come potete vedere adesso la sfocatura è molto più smussata, molto più omogenea rispetto a prima. Ovviamente possiamo anche diminuirla un po' e abbiamo comunque una sfocatura omogenea, realistica, e abbiamo la cassa messa a fuoco. Oppure vogliamo mettere a fuoco questo pezzo di ferro, benissimo, spostiamo ancora di più la focal distance in modo che sia all'interno dell'oggetto, e adesso abbiamo a fuoco questo
pezzo di ferro blu, molto semplice da vedere, questione di giocare un po' con apertura, focal distance, e potete fare delle riprese, inquadrature meravigliose. Se esempio inquadro fuori, mentre metto a fuoco qualcosa all'interno della stanza, tipo la cassa qua a destra, fuori è sfocatissimo, è un effetto bellissimo. Personalmente a me piace moltissimo la sfocatura. Più sfocatura c'è, più è bella l'inquadratura. Per me, per i miei occhi, ovviamente ognuno ha gusti diversi e quindi ognuno può preferire un tipo rispetto a un altro di inquadratura e di sfocatura della scena. Comunque è importante sapere anche che il Source Filmmaker permette di fare queste cose con apertura e focal distance, possibile mettere a fuoco, ed è una delle primissime cose che ho imparato e quindi una delle primissime cose che vi insegno. Andando avanti però con l'overview dell'interfaccia, perché le sorprese non sono ancora finite, abbiamo questi pulsanti sotto la timeline. Questo di qua è l'editor della timeline, che sarebbe questo di qua, in cui possiamo avere l'anteprima della scena. Premendo play, ad esempio, verrà riprodotta l'animazione. Questo rettangolino giallo apre il motion editor, che è pauroso e quindi ve lo risparmio per questa volta. E poi abbiamo come terzo pulsante il Graph Editor, che è quello che utilizzo di più ed è anche quello più intuitivo, secondo me, e più semplice da utilizzare, secondo me. Anche perché, essendo io praticamente cresciuto artisticamente con Sony Vegas, ho una conoscenza di base di come funzionano i vari keyframe all'interno dell'animazione con il pan and crop di Sony Vegas, mi sono trovato subito bene con questo Graph Editor. Ovviamente chi non ha mai utilizzato software di animazione prima d'ora potrebbe trovare un pochettino ostico il Graph Editor, però vi garantisco che in realtà è molto semplice e molto intuitivo da utilizzare. Il Motion Editor tuttavia si può utilizzare per raffinare l'animazione. Quindi io di solito faccio l'animazione principale col Graph Editor, diciamo i vari dettagli dell'animazione li vado a perfezionare poi con il Motion Editor. Quindi io di solito li utilizzo tutti e due in metodi diversi. Avete anche notato che per muovere la telecamera sono stato costantemente sul Motion Editor, perché una volta creato l'animation set della telecamera non si può più spostare dalla timeline, ma bisogna per forza andare nel motion editor e poterla spostare da qui, oppure nel graph editor. Però rischio di animarla erroneamente, perché quando vado a spostare nel graph editor mi andrà a creare un keyframe automaticamente, e se io vado avanti nella timeline e la sposto avrò un'animazione della telecamera. Quindi rischio di animarla erroneamente, e quindi rischio anche di rovinare l'inquadratura prima dell'animazione. Quindi, finché non ho in mente come animare l'inquadratura, di solito la telecamera la sposto col motion editor, così non rischio di animarla erroneamente e perdere l'inquadratura. Questi quattro pulsanti qua sono i quattro metodi di selezione degli oggetti. Faccio l'esempio con la telecamera. Anche per selezionare gli oggetti e le ossa dei modelli bisognerà essere nel Motion o Graph Editor e non sulla timeline. Per ovvi motivi, perché ovviamente si devono selezionare per poterli animare, quindi bisognerà essere già pronti in un editor per l'animazione. La prima icona, quella a forma di cursore, è il Select Tool. Questo tool ci consente di selezionare le varie ossa dei modelli. Per fare ciò però non basta semplicemente cliccarlo sulla scena in questo modo, ma bisognerà tenere premuto CTRL per poter vedere appunto le varie ossa, che sono rappresentate da questi triangolini viola. Questi triangolini di vario colore, a seconda anche dei modelli, sono appunto le ossa. Si può quindi selezionare in questo modo, e abbiamo selezionato il transform della telecamera. Se io ad esempio metto giù un modello di un personaggio che quindi ha decisamente più ossa di una semplice telecamera, come ad esempio questo Demoman, noterete che intanto ho diverse ossa di colori diversi, e questo mi aiuta anche a distinguerle meglio rispetto ad avere una situazione con tutte le ossa dello stesso colore, in cui è più difficile inquadrarle subito.
L'osso principale, il Root Transform, è l'osso che muove l'intero personaggio, l'intero modello. Comunque sia, quando si è sul Select Tool, semplicemente si selezionano le ossa, non si può fare nient'altro. Semplicemente selezionandole si andranno ad aprire qui a sinistra e quindi avrò quell'osso specifico selezionato. Quindi si può selezionare in due modi, o tenendo premuto CTRL e selezionando le ossa da qui, oppure selezionandole direttamente da qui. Ovviamente tenendo premuto CTRL è possibile anche selezionare più ossa insieme, mentre se utilizziamo la selezione delle ossa visuale, tra virgolette, bisogna tenere premuto anche Shift per selezionarne più di uno. E quindi ad esempio ora selezionando queste ossa del personaggio in questo modo. Una volta selezionate le ossa è possibile utilizzare ad esempio il Move Tool, che è lo strumento che si utilizza per appunto spostare le ossa. Apparendo quindi queste tre frecce RGB, ogni freccia indica un asse, ad esempio questo è l'asse Y, questo è l'asse Z e questo è l'asse X. Oppure è possibile anche spostare in qualunque asse contemporaneamente trascinando da questo quadratino celeste. Oppure su due assi per volta utilizzando questi cerchietti. Ad esempio, in questo modo posso spostare il modello soltanto sull'asse Y e Z senza intaccare l'asse X. Oppure in questo modo posso spostare soltanto sull'asse Y e X senza intaccare l'asse Z. E questo è utile per diverse animazioni, a seconda di quello che si deve fare, si ha un controllo molto più preciso utilizzando gli assi in questo modo piuttosto che muovere liberamente il modello così. A seguire abbiamo il Rotation Tool, che per logica è il tool di rotazione, quindi abbiamo anche qui i nostri tre assi, sempre raffigurati dai colori, quindi asse Y colore verde, asse X colore rosso e asse Z colore blu. È possibile poi roteare su se stesso il modello utilizzando questo cerchio celeste, che praticamente andrà a ruotare il modello seguendo la visuale. Ad esempio, se io mi sposto in questo modo, andrà a roteare verso di qua. Se io poi mi sposto da questo lato, ad esempio, lo andrà a roteare in questo modo. Quindi tutto dipende dalla prospettiva della telecamera. E infine abbiamo il mio preferito, che sarebbe lo Screen Tool, anche richiamabile premendo R. Questo di qua combina in un unico tool rotazione e movimento. Quindi possiamo roteare il modello facendolo orbitare in questo modo e spostarlo. Non abbiamo nessun tipo di controllo però sugli assi, quindi è tutto relativo alla linguadatura, sia la rotazione che lo spostamento. È possibile anche spostare questo cerchio arancione in un altro posto e fare orbitare il modello attorno al cerchio arancione, quindi abbiamo un controllo diverso. Purtroppo non si può resettare premendo CTRL Z, ma bisognerà poi rimetterlo precisamente dove era prima, praticamente a mano. Inoltre si può anche roteare il modello allo stesso identico modo di come si rotea così dal Rotation Tool con il cerchio celeste, quindi derivato dalla prospettiva della telecamera, anche con lo Screen Tool. Notate anche questo colore arancione che, una volta completato un giro, cambierà e quindi ci indicherà che questo, ad esempio, è il secondo giro, questo è il terzo giro, quarto giro e così via. Quindi possiamo anche fare un'animazione precisa e sapere quanti giri effettivi abbiamo fatto di 360 gradi. È veramente geniale questo tool. Io lo uso molto spesso, solitamente per ad esempio mettere in posa cose come le dita. È molto utile perché posso avere un controllo molto più, diciamo, naturale rispetto al Rotation Tool, ma ovviamente è tutta questione di preferenze personali. A seconda poi ovviamente delle cose che devo fare, mi affido anche al Rotation Tool.
per avere un controllo più preciso. Tutti e quattro i tool ovviamente sono richiamabili da scorciatoie della tastiera. Le scorciatoie sono importantissime in qualunque programma e io le utilizzo tantissimo sul Source Filmmaker. Ad esempio, premendo R richiamo lo Screen Tool, premendo E il Rotation Tool, premendo invece W il Move Tool e premendo Q abbiamo invece il Select Tool, che comunque è un tool che io non utilizzo mai perché preferisco avere sempre o il move o lo screen o comunque uno di questi tre. E poi seleziono le ossa, tenendo premuto CTRL, posso selezionarle anche mentre sono su uno di questi tool. Quindi a mio parere questo tool di qua è praticamente inutile. Cioè se serve solo per selezionare, posso benissimo farlo anche dal move tool, dallo screen tool, clicco l'osso, selezionato, non lo muovo, semplicemente lo seleziono. Va bene così, cioè a mio parere questo è veramente inutile, comunque esiste e c'è e quindi vi dico che c'è. Qua abbiamo i controlli per il playback dell'animazione, è possibile anche registrare delle scene con l'engine del gioco, quindi possiamo ad esempio registrare una sorta di replay, di demo del gioco. E viene automaticamente importato nella timeline, ma questa è una cosa un pochettino più avanzata e quindi la vedremo nel prossimo video in cui andrò direttamente a farvi vedere questo record game e qualcosa di base dell'animazione. Questo tutorial di base era più che altro incentrato sull'interfaccia del Source Filmmaker. Andando poi molto velocemente, abbiamo qui l'auto-aim. L'auto-aim ci consente di puntare la work camera o comunque la telecamera sull'osso selezionato, quindi se io clicco ad esempio su questo osso, la work camera si può automaticamente, vedete, automaticamente va ad inquadrare l'osso selezionato. E questo è utile anche per se io ad esempio ho un oggetto, un modello che è lontanissimo, non so benissimo dov'è. Faccio semplicemente così, auto aim, e poi vado avanti con W e sicuramente al 100% lo vado a trovare, semplicemente in linea retta, quindi io lo uso di solito per trovare appunto degli oggetti che non riesco subito a trovare perché sono in un'altra stanza, sono lontani e persi da qualche parte. Semplicemente vado a premere auto aim su un osso selezionato da qui a sinistra, ad esempio. Auto aim, boom, ce l'ho già al centro, W ed eccolo qua. E ho trovato il mio modello subito. È utile per questo ed è utile anche se ad esempio ho l'inquadratura della telecamera, posso utilizzare l'auto aim anche con la telecamera, quindi posso mettere la work camera in auto aim così, selezionare un osso e quindi quindi copiare praticamente l'inquadratura attuale della work camera nella telecamera, cliccando su Copy to Scene Camera. Di solito funziona, però non so per quale motivo in questo momento è grigio, però comunque sia si può copiare l'inquadratura attuale della work camera anche nella telecamera di scena. Su questo ingranaggio abbiamo poi altre cose, come ad esempio Set Active Viewport Tool to Selection. Quindi praticamente sono le stesse identiche cose che fanno questi pulsanti di qua, però sono in un menu. Global Rotation o Rotation normale. Cambia praticamente, abbiamo la Rotation normale e la Rotation globale. Quella globale si basa sugli assi veri e propri della mappa. Quindi sono sempre gli stessi identici assi, anche se il modello si trova posizionato in un altro modo, vedete? Mentre con la rotation normale potete vedere che abbiamo ad esempio questo braccio di qua è leggermente roteato, mentre con la global rotation abbiamo direttamente quest'asse in questo modo. Difficile da spiegare perché è veramente difficile da spiegare, però
Sostanzialmente cambia praticamente come i tool vedono gli assi della mappa, della scena. Poi abbiamo play, record game, transport, si può andare su un punto specifico della timeline e poi possiamo scegliere la telecamera anche dall'ingranaggio direttamente. E poi le stesse identiche cose sono riportate anche sul secondo viewport. Potete vedere anche sul secondo viewport abbiamo i pulsanti di playback dell'animazione, però quando è così piccolo non appaiono perché non c'è lo spazio per caricarli. Ma in ogni caso non mi interessa perché tanto ce li ho già qui, quindi non so per quale motivo dovrei avere i pulsanti duplicati, però a parte questo gli altri sono totalmente inutili perché anche i tool stessi si riportano su entrambi i viewport in contemporanea, quindi non ho un tool su un viewport e un altro tool sull'altro viewport, ad esempio, quindi potrei giustificare i tool su entrambi i viewport in questo modo. No, è sempre lo stesso, quindi tanto vale averli su un viewport solo. Ma queste sono critiche personali e non vorrei trasformare il tutorial in una recensione del programma, quindi la chiudo lì. Altre funzioni molto più avanzate, ad esempio abbiamo lo snapping, che sarebbe praticamente lo snap della timeline nei vari frame. Poi abbiamo play once, quindi riduce l'animazione una volta sola anziché andarla a mettere in loop. Di default, quando premiamo spazio per il playback, al termine dell'animazione torna in loop all'inizio, quindi serve praticamente a questo. Poi qua abbiamo il mute. Praticamente se abbiamo dei suoni nella scena e noi andiamo a praticamente se noi abbiamo dei suoni nella scena e andiamo a spostare la timeline, anche senza fare il play, andrà a riprodurre il suono. Se noi clicchiamo su mute possiamo spostare la timeline senza avere il playback del suono sotto, ma questo ovviamente spostare la timeline, la play head della timeline e sentire il suono è utilissimo per fare cose come lip sync, ad esempio con dialoghi, voice over e cose del genere. È molto utile per il lip sync questa cosa. Detto questo, credo di aver terminato qui l'overview dell'interfaccia del Surf Film Maker, quindi posso anche terminare qui questo tutorial base che è durato forse ancora molto più di quanto mi aspettassi che sarebbe durato. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!